abbiamo adottato la dichiarazione di interesse pubblico in merito al progetto. E quindi inizia adesso una fase amministrativa che è normata dalla legge. Adesso poi l'assessore Ferralasco illustrerà sia i contenuti della delibera a grandi linee, sia naturalmente la proposta di teleriscaldamento, il project financing. Naturalmente tutto sta dentro un quadro normativo che ha le sue radici nella promozione che l'Unione Europea, lo Stato italiano e la Regione Piemonte fanno del teleriscaldamento. Per quanto mi riguarda, il teleriscaldamento era un obiettivo e uno dei punti del programma elettorale sottoscritto dalle forze che hanno sostenuto la mia candidatura, che poi hanno ricevuto il mandato dai cittadini a governare questa città, quindi era non solo un obiettivo del programma elettorale, è stato trasferito nel programma di mandato, è stato ampiamente dibattuto in numerose riunioni di maggioranza, sia di maggioranza allargata che di capigruppo. Sono diversi mesi che la Giunta approfondisce le modalità migliori per presentare la progettazione in merito appunto al teleriscaldamento. Potevano esserci diverse strade, non solo il project, cioè in altri comuni hanno fatto percorsi diversi. Questo per dire che di teleriscaldamento ne abbiamo discusso, abbiamo approfondito, peraltro l'assessore, c'è anche l'ingegnere capo, ma l'assessore ha anche in dubbie competenze tecniche, e quindi, come dire, non essendo degli sprovveduti da questo punto di vista, non ci siamo lanciati in una cosa proponendola, annunciandola, senza verificarne i contorni tecnici, la fattibilità, le modalità di realizzazione, il quadro normativo entro il quale andiamo a realizzarlo. Quindi per quanto ci riguarda non corrisponde al vero né che il teleriscaldamento non si possa fare in città che siano medio-grandi, né che il teleriscaldamento si fa laddove ci sono fonti di energia naturale. Per dirla in modo molto aperto, ad Acqui il teleriscaldamento non è fatto con l'acqua della bollente. Peraltro il teleriscaldamento d'acqua è stato fatto dalla stessa ditta che ha proposto il project nel nostro comune, e quando il comune di Acqui ha deciso di fare il teleriscaldamento non è che il sindaco, che è socio di AMAG, si sia confrontato con AMAG, siccome in questi giorni c'è un match in corso tra me e Bertero. Bene ha fatto, per la carità, ci mancherebbe altro, però non abbiamo avuto in quella sede, diciamo, elementi di condivisione. Funziona molto bene, abbiamo delle testimonianze di Acquesi che la nostra capo ufficio stampa che è di Acqui, quindi può testimoniare l'efficienza del teleriscaldamento e soprattutto l'efficacia sulla riduzione dei costi in bolletta. Per quanto mi riguarda, questo è un obiettivo strategico che mira a tutelare l'ambiente perché sono ridotte le emissioni in atmosfera. Mira a tutelare, come dire, la possibilità per i cittadini di avere minori costi in bolletta, perché si parla di una riduzione considerevole sulla bolletta. Mira ad attirare, a portare su questa città dagli 80 ai 100 milioni di euro di investimento privato, che generano un indotto di altri 60 milioni in termini di movimentazioni, cantieri, studi professionisti, di professionisti che vengono coinvolti, imprese, aziende, posti di lavoro, perché chiunque vincerà, perché poi questo progetto verrà messo a gara secondo le norme del project financing, naturalmente rispetto al fabbisogno di maestranze, quindi anche di figure professionali o di maestranze specializzate. Vogliamo fare un'azione molto trasparente, anche di messa a bando tramite i centri per l'impiego degli eventuali fabbisogni, in modo che in modo trasparente questo comune si faccia anche promotore di rispondere rispetto ai bisogni occupazionali. Noi non ci fermiamo nel momento in cui questa città ha bisogno di un rilancio. Il rilancio passa anche attraverso queste cose. L'innovazione, come dire, spesso viene vissuta come elemento che appunto introducendo parametri, orizzonti nuovi,
è per qualcuno un fastidio, per qualcuno che ha la testa girata a 25 anni fa, quindi credo che questa città non meriti un rallentamento. Noi vogliamo interpretare anche la responsabilità di un'amministrazione che si è presa il carico del risanamento e che contemporaneamente si deve prendere il carico dello sviluppo strategico di questa città. E quindi noi non siamo la forza della conservazione, forse abbiamo pestato i piedi alle lobby storiche di questa città e questa può essere la reazione. Alcune lobby storiche di questa città che non sempre nella storia di questo comune hanno fatto bene a questo comune. Quindi noi serenamente andiamo avanti, siamo sereni e non molliamo. Passo la parola al